caro saluto a tutti e a tutte. Oggi mediteremo sul testo di Romani capitolo 3, versetto 24, dove è scritto: ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Il testo ci dice che si è redenti da Gesù Cristo e sempre per mezzo di lui si riceve la giustificazione. La si riceve gratuitamente, ma è l'unica cosa gratuita che si riceve, perché paradossalmente la si riceve con un impegno. Sembra una contraddizione, ma non lo è. Mi spiego con un aneddoto. È una breve esperienza di vita, insomma. Un magnate voleva fare la traversata del deserto per togliersi, come si dice in gergo, uno sfizio. Aveva i soldi per farlo, no? E quindi aveva assoldato dei portatori che portassero tutti i bagagli sulle spalle e un interprete. Voleva provare questa brezza dell'attraversamento del deserto nel modo più spartano. Tutto andava bene, i portatori camminavano, lui andava avanti, però a un certo punto proprio i portatori si fermano. Il magnate non comprende, però si adegua, sarà una loro tradizione. Si rimettono in marcia. Dopo poco c'è una nuova sosta. I portatori si fermano e si mettono a sedere sui loro bagagli per un tempo relativamente lungo, no? E diciamo che il magnate questa volta incomincia a irritarsi, ha pagato e lui è abituato a pensare che il tempo è denaro, ecco, molti pensano questo. E dopo alcuni minuti i portatori riprendono sulle loro spalle i bagagli e ricominciano a camminare, ma poco più avanti si fermano di nuovo per una terza volta. E allora a questo punto il magnate sbotta e chiede all'interprete di andare a chiedere spiegazione ai portatori perché fanno questo. Io ho pagato. E l'interprete torna e dice al portatore: ho parlato con loro e mi dicono che la fatica li rende sterili, svuotati, quindi si siedono aspettando che lo spirito rientri in loro. Ecco, il paradosso è questo: quando hai bisogno di avere gratis i doni del Signore, devi fare il piccolo sforzo di attendere che il Signore ti raggiunga e ti riempia del suo Santo Spirito. È l'unico sforzo che ci viene richiesto. Tutto il resto è gratuito, compresa la sua salvezza. Così facendo, si fanno dei passi verso la redenzione, giorno per giorno. Non ci si può salvare da soli. Devi attendere che il Signore faccia per te ciò che ti promette e che tu non sarai mai in grado di fare. Attendi il Signore e la sua grazia ti redimerà completamente. Un caro saluto a tutti e una buona giornata.